Sta coppia di giovani di paese, dopo 10 anni di fidanzamento, finalmente si sposa, quindi passano 3 anni di matrimonio, ma ancora non hanno avuto figli, quindi si recano dal sacerdote del paese, un certo Don Alberto. Gli dicono: Don Alberto, ciao, senti, noi vorremmo tanto avere un bel bambino, perché non fai una preghierina per noi? Ragazzi, io posso anche fare una preghierina per voi, però non è che vi posso assicurare il miracolo. E vabbè, però insomma, una preghierina insomma può sempre portare giovamento, no? Ma scusate ragazzi, fate una bella cosa, perché non andate a cendere cero alla Madonna de Lourdes? Così con l'occasione fate una bella preghiera, che quella è una Madonna potente, bella misericordiosa, e vedrai che un occhio di riguardo per voi ce lo metterà senz'altro. Ah, va bene, Don Alberto, allora ascolteremo il tuo consiglio. Soltanto che Don Alberto parte per una missione fuori dall'Italia che dura una quindicina d'anni, quindi alla fine di questa missione torna al suo paese e va a trovare tutte le sue conoscenze. Gli viene in mente anche questa coppietta che 15 anni prima gli chiese questa famosa preghierina, quindi la va a trovare a casa. Allora suona la porta di questa casa, che era di questa coppia, e apre una bella bambina di 15 anni. Allora Don Alberto pensa tra se stesso: vedi che bella bambina, meno male, che gioia, mamma mia, le loro preghiere sono state ascoltate. Ciao bella bambina, come ti chiami? Io mi chiamo Federica. Ah, complimenti. Senti, e quanti anni hai? Io ho 15 anni. Ah, e chi sei? Io sono la figlia di Paolo e di Chiara. Ah, complimenti, conosco bene la mamma e il papà. Senti, ma dimmi un po', quei due bambini che stanno giocando dentro al girello, invece chi sono? Quelli sono i due miei fratellini, signor prete. Ah, complimenti. Senti, invece quelle altre due bambine che stanno disegnando sul tavolo, quelle sono le altre due mie sorelline più grandi. Me danno un da fa, caro sacerdote. Ah, complimenti, insomma, vedo che c'è un bel movimento in questa casa. Senti, dimmi, ma la mamma invece dove sta? La mamma è andata insieme all'altra mia sorellina più piccola in ospedale, perché deve fare dei controlli, perché la mamma sta aspettando altri quattro gemellini. Ah, complimenti. Senti, e invece papà dov'è? Papà è partito. Ah, come è partito? E dove è andato? È andato a Lourdes. Ah, e che è andato a fa? Niente, ha detto che andava a spegnere un certo cero.